La bicicletta continua ad essere un mezzo amato utilizzato quasi tutti i giorni da almeno la metà dei toscani di età compresa fra i 14 e i 70 anni, ma il 57% della popolazione la giudica poco per nulla sicura, soprattutto per l'eccesso di traffico e per l'assenza di piste ciclabili. I dati sono stati presentati dall'assessore regionale ai trasporti Luca Ceccobao e fanno parte della prima indagine toscana sulla mobilità su due ruote, fenomeno in crescita anche per gli effetti della crisi economica e sul cui sviluppo ulteriore la regione ha deciso di investire nei prossimi 3 anni 9 milioni di euro. Attualmente in Toscana esistono 300 chilometri di piste ciclabili, altri 100 chilometri di percorsi cicloturistici, a cui se ne aggiungono 50 di piste in costruzione e altri 500 da realizzare in tempi brevi. L'obiettivo è creare una rete complessiva, dove ambito urbano ed extraurbano si possano mettere insieme alle ciclovie, che possano quindi con una segnaletica valorizzare anche una serie di strade minori che hanno una bassa intensità di traffico e quindi di per sé belle e sicure, e tutte insieme costituire un'offerta importante per i toscani, ma anche un'offerta importante dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Secondo l'indagine regionale, i ciclisti che si muovono in città sono un terzo del totale, lo fanno soprattutto per svago e sport. Il 38% pedala per andare al lavoro o nei luoghi di studio. Le piste ciclabili sono apprezzate, pur restando critico il nodo della continuità e dell'interconnessione con le altre strade.